Hakuna Matata, ma che frenesia. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Hakuna Matata. Allora, stanotte abbiamo giocato un po' fino a tardi, diciamo, no? E abbiamo fatto un po' di quest dell'evento. Perché avevamo tutte le altre missioni da fare il giorno dopo, tipo anche il pesce, quindi aprire di mattina alla sera, quindi mi sa che questo lo posso fare solo la sera, solo stasera, però possiamo provare, perché adesso non è mattina, possiamo dare un'occhiata. Ma devo fare tu City, ma devo fare anche tutte queste cose. Non riesco a mettere la canna aperta. Ho troppe cose da fare. No, vabbè, tranquilla. Tanto poi dopo io tipo dopo mezz'ora ho spento. Perché non ho più niente da fare. E poi qua mi sono uscite tutte le missioni da fare il giorno dopo. E quindi ho detto che cacchio sto qua a fa. Chiudo e vediamo poi domani. Cioè oggi. Gatto. E boh, così oggi devo fare un po' di robe qui perché ho scoperto delle robe segrete. Devo fare. Vabbè, comunque Dragon Ball c'è tempo. No, voglio prendermela un po' comoda su Dragon Ball. Perché ne posso più dopo 2 settimane. Ovviamente tutto concentrato in questi mesi. Ma comunque voglio finire questo. Che tanto mi manca da oggi, faccio Simba, quindi mi manca, diciamo, la parte di Simba, questo e questo, e poi non sarà più giocato come prima, quindi sicuramente mi butto su Dragon Ball. E devo cercare di farlo prima di mercoledì che ci sono le quest di Genshin. La parte nuova di Genshin. Quindi sono un po' concentrato su ste robe. Anche perché vorrei fare anche l'altro gioco. Quello lì del pupazzetto. Ma c'è questo. Perché questo qui è più veloce da fare. In 2 o 3 giorni lo fai. Col motivo lì. E me ne libero prima. Si è addormentata. Molto male. No, ma a parte che non è entrato nessuno, perché comunque non c'era nessuno. Alle 3 di notte poi. Ma. Per esempio mi sono svegliato da poco e sono un po' ricoglionito. Ma poi mi riprendo. Stanotte giusto gli ho cambiato il vestitino. Adesso volevo provare a pescare queste cose che dice. Comunque nel villaggio, o la mattina o la sera, però intanto facciamo 2 cosine qui. Mattina, pomeriggio, sera. La mattina a che ora finisce, ragazzi? Finisce all'una, ok. Quindi diciamo che, vabbè, potremmo starci dentro, no? Dipende com'è considerata qui. No, forse finisce mezzogiorno. Vabbè, sono indeciso. Allora. Hakuna Matata. Faccio 2 cose qui. Almeno in questa zona che ci sono le radici. Poi iniziamo la sim. Oh mio Dio, è partito un missile. La Simbo Day. Sì, la Simbo. La Simba Day. Pam 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 pam. Vabbè, tutte pietre mi dà. Devo anche parlare con Pippo, tra l'altro. Ricordati di parlare con Pippo. Poi ho scritto un post su Facebook insultando quelli di questo gioco.
Hakuna Matata. No, all'inizio farà un po' Simba perché magari diventa un po' più gente, forse sono le due, tre. No, faccio tutte le altre cose con calma. Tanto come sempre stiamo tutto il giorno qui. Tutto. Allora, vendi. Se riesco a fare tutto nel pomeriggio, magari stasera mi metto a giocare a quello. Questo che cos'è? Trotteria no, non mi serve. Pesce gatto. Via questo. Questo non mi serve. Questo neanche. Tiffany, non so che è in viaggio. Le carote le devo mettere là. Stavo già preoccupando di aver buttato la patata blu. Perché può succedere che mentre dormi, diciamo, butti la patata blu. Allora, qui ho fatto tutto. Da questo lato. Adesso vediamo l'altro lato. Io mi faccio un giro un po' di tutto perché poi magari ci sono spawnati pure gli alieni. Hakuna Matata. Allora, qui che io sappia, i conigli di oggi mi serve solo il multicolore dalle 8 alle 2. In teoria se lo cerco ci sto dentro. Dovrebbe essere qua in mezzo. Fino alle 2 lo potrei trovare. No, quello non è quello multicolore. Hakuna Matata. Allora, il coniglio multicolore. Vediamo se c'è un coniglio in giro interessante. Quello è bianco. Ma oggi quali conigli ci sono? Giusto per fare due. Allora, a parte il multicolore che in teoria dovrebbe finire alle 2, ma non pare che non ci sia. Non qui oggi, tutto il giorno questo chiaro, il classico. Mi serve il coniglio multicolore. In teoria dovrebbe esserci. In pratica, cioè, dice dalle 8 alle 2 del pomeriggio. Questo? Oh, sei tu! Aspettami. Ecco il coniglio. Ecco, l'ultimo coniglio che mi mancava. Prenditi una carota. Ah, non sei in partenza? Pensavo che eri in partenza. Allora dovremo ritornare a riprendere sto coniglio la prossima volta perché non me l'ha dato. Però ci ho dato un motivo. Allora, adesso faccio un giro. Per controllare cosa c'è, cosa non c'è. E poi iniziamo, facciamo le quest. Tanto questa di Nala mattina è bruciata, quindi devo farlo stasera. Hai cambiato il programma, non scappi più con la PlayStation in fuga d'amore. Ho messo un post su Facebook insultando un po' quelli del gioco sul gruppo del
le gioco qui per i drop. Perché è una roba assurda. Non mi piacciono le cose di preferenza. Non le sopporto. Ok, coltiviamo un attimo due cosine. Ah, dopo Pasqua me la porto. Ah, ok, quindi adesso comunque parti comunque senza PlayStation. Oddio, sto dormendo un pochettino, Sono sveglio dalle 10 ma sono ancora rincoglionito. Allora, mangia. Dopo Pasqua, domani vorrei andare a prendere l'uovo. Io lo so già che cosa voglio prendere. Ovviamente l'uovo che mi piace di più. Quello con la K. Non so se si può dire il marchio qui. E quindi ho scoperto che bisogna pesarlo perché voglio il devo pesarlo per trovare il demogorgone. Lo peserò. Metto là con 5-6. Sarà l'unico nel supermercato. No, beh, l'unico nella mia città, magari sì, non lo so. Che penserà a pesare l'uovo di Pasqua sulla bilancina. Ah, si può dire il marchio, ok. Non lo sai com'è, magari. No, pensa che mi è arrivato su YouTube, su questo gioco qui, il copyright. Perché c'è il pezzettino di canzone dove non si sente la voce, solo la musica. Hakuna Matata di track. Quindi ci ha detto, ma è meglio che non dico nulla. No, praticamente vorrei prendere quello di Strange Things, perché il Demogorgone è figo, il portacellulare del Demogorgone, lì, quello per tenere in piedi il cellulare. Mi piace un sacco, però vabbè. Mi accontento anche della cassettina, ma... Comunque, non so se hai visto... Ho preso le barrette di Raffaello. Non ho preso... Buono il Raffaello, ma il Raffaello non riesco a mangiarlo. Cioè, riesco a mangiarlo? Ovvio che sì. Però è come, sono, come se fossero una dietro l'altro. Non me lo gusto perché è sempre voglia di mangiarne un altro. Riesco a... Visto... Scusate, volevo vedere un attimo se ho il coccodrillo che mi manca. Non qui oggi. Non qui oggi. Niente coccodrilli. Non riesco a concepire il Raffaello. Forse questa è la missione che dovevo fare. Ascoltati Nagato e Ursula durante il loro incontro nella radura della fiducia. Ok, questa no. Raffaello è buonissimo, cioccolato bianco, il cocco. Io, cioè, quasi l'ingoio, non lo sento neanche sapore, talmente mi piace che... Comunque il Kinder, secondo me, è il più buono. Ho visto quelli Kinder, no Kinder, quelli dei Baci Perugina, ma sinceramente l'uovo di Pasqua lo voglio con la sorpresa, non lo voglio con il Bacio Perugina dentro. Compro il cioccolato per avere altro cioccolato, anche no. Voglio il cioccolato con la sorpresa. Se non trovo quello di Strange Things, prenderò quello di supereroi, perché sinceramente mi sembra che ci sono le principesse, che sinceramente non... che me ne fode le principesse. Gli altri non li ho visti. Ci saranno le Lokitty, penso, non lo so. Però ho visto solo quei. E i Marvel ho visto. Prenderò. Di solito prendo. Gli altri anni prendevo quelli della Marvel. E ci ho trovato Flash e Joker. Ho fatto Joker lì. E... Però altri. Però il cioccolato. Cioè, io scambio quello, mi piace troppo. Poi a parte che dura un giorno, comprarne una scorta. Però è buono quello. Io non amo tanto il fondente. Sono più romantico, mi piace più il cioccolato.
al latte, sì, cioccolato al latte, che è cioccolato, si sta dormendo. Ma io li colleziono invece. Li colleziono perché poi fra qualche anno sono richiesti, ho visto, saranno richiesti. E quindi come l'action figure. Come succede con i pupazzetti della Kinder, no? Quelli piccoli. Ma un po' di collezioni ce le ho, anche storiche. Coccodrilli che c'erano una volta, quando erano ancora, diciamo, non in plastica, ma in ceramica. Io per esempio i peluche non li amo molto, io quelli mi stufano, non mi fanno impazzire, cioè ce li ho anch'io grossi, eccetera. Li ho messi tutti in cantina, perché... perché poi, boh... peluche, no, preferisco più le action figure o le statuine. Vabbè, adesso io ho la mia stanza tipo piena di diavoli, demoni, pupazzi, di Bimut, Lilith. Però ho anche i pop-up, come si chiamano pop-up quelli? Pop, sì, pop. Mi sono preso anche il pupazzo, non so se tu l'hai preso, era in edicola. Non so se c'è ancora il pupazzo di One di Bim Bum Bam, troppo bello. I Funko Pop, sì. Adesso vorrei prenderne un po' di Man. Un po' ce li ho. Vorrei prenderne quelli di Man. Per farmi... perché non sono tantissimi quelli di Man. Poi vorrei prendere quelli che mi... ho Catwoman. Boh, qualcosa c'ho. Ha un pupazzo che mi piace. Come si chiama? Un action, tipo action figure, bellissima. Mi piace un sacco di Beetlejuice. Questi li ovviamente li tengo nella scatola. Poi c'ho Wonder Woman. C'ho un sacco di roba qua. C'ho Amelia. Che adoro Amelia, quella di Paperone. Mi piace un sacco Amelia. Prendo qua due robe. È il mio personaggio preferito, chissà come mai. Ma io li ho presi tipo questi qua perché ho visto che comprarli nei negozi, tipo anche al Game Shop, così costano tipo 15-19 euro. E io sul sito dove compro i vestiti dark, così, no? Ci sono i pop-up che non sono magari quelli più recenti, che costano anche... cioè tipo ho comprato 3,40 euro, una roba così che era in offerta, il pop-up di dei Master, la strega quella dei Master, come si chiama, Evelyn, 3 euro alla fine. L'ho comprato i vestiti e poi ho aggiunto quello, perché ho detto, boh, costa così poco, l'ho visto in giro che costava tipo anche solo 10 euro, e quindi affarone. Cioè ci sono anche i, c'erano anche quelli lì, abbinati con le magliette in offerta, no, anche di Willy il Coyote, mi sembra, di altri personaggi che non erano i Master, vabbè. Forse anche Harry Potter, eccetera, con abbinati la t-shirt, che costavano una minchiata. Vabbè, a me non piacevano, perché a me Harry Potter non piace. Però, però per chi piace, alla fine, cioè, quelle robe lì in negozio magari ti costano anche 20 euro con una maglietta dentro. Lì tipo 8-9 euro mi sembra che costavano, una roba così. Ok, che poi c'è la spedizione, eccetera. Però se uno fa un acquisto anche di altre cose, alla fine, sai, comunque il corriere lo paghi per tutto, quindi cioè, c'è comunque un risparmio da qualche... poi vabbè, lì, poi vabbè, sai, comunque anche la fortuna di avere i buoni sconto, di inserire il codice che mettono tipo in giornaliero, che si trova sul sito, ti fai anche il 20%, 10% di sconto, quindi... anche io c'ho un sacco di manga, e anche fumetti Marvel, DC e Marvel, degli anni 90 però, che non ho più preso niente, ho i Dylan Dog, ho anche gli album giganti dei Dylan Dog. Il numero uno non ce l'ho perché non l'ho mai trovato, introvabile, era costosissimo all'epoca. Ho solo la prima ristampa. Ho la prima ristampa del primo Topolino con la moneta del zio Paperone. Ho anche dei fumetti
di Bugs Bunny e Tiny Toons, quando ero piccolo, con tipo Bugs Bunny e Rosa lì, con i figli, penso, con gli amici di Bugs Bunny in versione mini. Collezione intera di Wonder Woman e Catwoman. Un sacco di roba. I manga anch'io ce ne ho parecchi. Cioè, di Oscar, Ranma. Però molti, alcuni li ho lasciati anche a metà perché poi ho smesso. Tipo la Mu, purtroppo. La Mu avrei voluto continuarla perché mi piace un sacco. Poi non so perché l'ho smessa all'epoca. Forse prendevo qualcos'altro e ho rinunciato a quello. Anche perché insomma non è che potevi prendere tutto. Comunque questi alieni non ci sono. Forse spawnano prossimi giorni. Adesso finisco il giro qua. Prendo tutto quello che c'è da fare, tranquillità, e poi andiamo. Mi piacciono, no, non sono un fan Marvel, non mi piacciono molto i personaggi Marvel, preferisco più i personaggi DC perché sono un fan di Batman. Batman e Catwoman sono i miei due personaggi preferiti. Perché hanno queste tinte black, comunque noir è un po' sado. Poi e anche Joker non mi dispiace, però un po' meno. È un po' troppo commerciale Joker come cattivo. Cioè è diventato nel tempo un po' troppo così, cioè mi piacciono più i personaggi di nicchia. Solone bianco mi serve. Spigola. Questo butta, questo butta, questo butta. Butta tutto. Poi no, dei supereroi Marvel, sinceramente, c'è di interessante. Ho visto anche i film, ma tipo Black Widow non mi piace per niente, ma neanche nel film, ma neanche nel fumetto. Hulk non mi piace, anche se guardavo la serie TV degli anni 80 quando ero piccolo, ma non mi piace proprio il personaggio. Ho visto la serie di She-Hulk, ma l'ho trovata una minchiata assurda, troppo comica, non mi è piaciuto, poco seria. Cioè Thor, Thor forse mi piace un po' di più. Però non mi piace il Thor dei film, mi piace il Thor dei fumetti, perché è un'altra cosa. È tutto un'altra. L'Uomo Ragno anche, sì, l'Uomo Ragno. Ma non ho mai letto niente dell'Uomo Ragno. Più che altro guardare i cartoni, eccetera. Tutto il giorno questo azzurro. Ok, adesso lo cerco. Visto che ho lo storio, eccolo qua. Marvel. Beh, preferisco più i manga comunque che i personaggi della Marvel, perché sono comunque più divertenti. E poi le storie sono un po' diverse. In Marvel alla fine combattimenti, è sempre la solita, diciamo, solfa. Il nemico fa questo, il nemico, cioè non c'è chissà. Ma più che altro perché non mi piace neanche molto la situazione dello spazio. Cioè robe galattiche, futuristiche, non mi piacciono. Preferisco quelle un po' più realistici, diciamo. Cioè comunque della vita di tutti i giorni. Ma c'ho anche un sacco di fumetti tipo vecchi che uscivano. All'epoca c'erano delle collane italiane. Non so neanche se ci sono più perché c'era tipo Mia Dea, mi ricordo, tutti i fumetti, diciamo un po' più di serie B, i primi che uscivano un po' sconosciuti. Comunque gli alieni, guarda, ah no, qua sono già passato, non c'ero. Andiamo a vedere dall'altra parte. E poi iniziamo, facciamo tutte le quest. Allora, però la collezione intera di Dragon Ball, la prima edizione di Ranma, la prima di Lady Oscar e anche delle storie dopo Lady Oscar. Cosa c'ho d'altro? La Mu, ho detto, ah, ne ho uno bellissimo che adesso non mi viene in mente il titolo, che era sempre un manga, che c'era lei, era un po' al mio genere, diciamo, un po' esoterico, e c'era lei la protagonista che era un esorcista. E aveva questo tipo un po'
fidanzato, un po' come Lamù, diciamo, che gli stava un po' dietro, impazziva per lei, che lavoravano praticamente in un'agenzia di demoni, no? Scacciavano i demoni. E avevano anche come amica un fantasma femmina. Ma era troppo bellissimo, era troppo bellissimo, non si dice, era troppo bello. Scusate, ma sono un po' ricognito dal sonno. Adesso poi, quindi non so neanche quello che dico, però qualcosa esce. E era troppo bello, non mi ricordo il titolo, cioè i fumetti ritirati. Avevano questo, andavano in giro per le case stregate, o comunque anche le scuole stregate, eccetera, bellissimo. E poi c'era anche quell'altro che facevano i cartoni animati. Allora, ciao. Allora, purtroppo per i drops noi italiani siamo stati surclassati, diciamo. Perché comunque non abbiamo abbastanza follower o persone che ci seguono, quindi non raggiungiamo un tot di numero e il Dream comunque è la casa del gioco. Non ci ha considerato. E ha fatto delle selezioni, diciamo, più sugli stranieri americani, russi o cinesi. E quindi ha fatto i drop solo per loro. Noi purtroppo non raggiungiamo, non abbiamo spec'd quello che. Abbiamo mandato un'email ieri, comunque, perché mi lamentavo dei drops che non mi si connettevano. E ho chiesto anche sta cosa. L'ho scritto anche sul gruppo Facebook. Mi hanno risposto che non raggiungiamo abbastanza spettatori. Vogliono i numeri, ragazzi, purtroppo non possiamo fare niente. Finché non c'è qualche. Io non parlo, cioè me ne frega un cazzo di me. Finché non c'è qualche streamer più importante che porta sto gioco, che fa il numero, penso che. Io i numeri purtroppo non li faccio, però se li facevano come negli altri giochi che lo davano a tutti, qui hanno fatto le preferenze che dobbiamo fare. La Disney forse ha le sue ideologie, non lo so. Per esempio su Genshin Impact io ce li ho tranquillamente, cioè anche in altri giochi li ho sempre avuti. Qui è tutto un mondo speciale, non si sa come mai. Purtroppo così. Infatti ho visto le persone che entravano anche ieri e chiedevano. Dovete seguire gli streamer, dovete andare sul sito dovete andare sul sito del loro, cliccare quando collegate l'account per Twitch e vi compaiono i nomi di questi streamer, americani, russi, eccetera, e dovete guardare le loro live finché non vi arrivano i drop. Purtroppo non possiamo. Cioè, io per aiutare le persone, anzi, le prendevano pure io, le ho presi io ieri guardando tizi che non conoscevo, giusto per avere i drop. Neanche li seguivo, cioè. Quindi, cioè. Io preferirei seguire una persona italiana, anche solo per chiacchierare o per avere due idee, o giocare assieme poi quando metteranno il matchmaking, eccetera. Però così trovo un'ingiustizia. Non so. Poi a me dei numeri non me ne frega. Però anche solo avere qualcuno, anche quei tre che magari vengono a vederti, fa anche piacere dargli qualcosa. Visto che magari ti seguono intanto, no? No, vabbè, hanno scelto così, politiche strane. Figurati, purtroppo non posso farci niente. Infatti ieri ho collegato tutto, speravo. Ho detto, va, spero. Però mi scocciava anche comunque che le persone entravano e chiedevano, perché comunque dava fastidio anche la cosa di dire cavolo, però tutte queste persone che poi devi mandar via. Cioè, non è che le devi mandare via, che poi se ne vanno, non è che le mandi via. Se ne vanno perché comunque non sono qui per altro. Ma ci sta. Allora, io dovevo cercare. No, in realtà dovevo comprare le zucche, poi facciamo tutte le quest. Come va? Ma ce ne sono parecchi di italiani, anche sul gruppo ce ne sono parecchi di italiani che giocano a Disney.
anche adulti, perché come me che non ho 20 anni, anche persone grandi. Ho visto anche persone sposate che fanno giocare tipo il marito o la moglie, oppure i ragazzini che fanno giocare i genitori. Però non si raggiunge purtroppo questo quorum. E siamo classificati un po' di nicchia noi italiani su sto gioco. Peccato. Non siamo considerati. Perché poi ho visto ieri anche se c'erano streamer più grandi che facevano robe. Non è che ce n'erano tantissimi quando poi ho chiuso. Perché dopo tipo la notte, ieri notte c'ero solo io. E non avevo spettatori per dire, no? E quindi non c'erano neanche persone. Questo baule è pieno. Persone che ti seguono. Anche che vengono a guardare di notte, eccetera, non ce ne sono. E quindi niente. Non so perché la gente non apprezzi questo gioco. Forse perché è Disney. Beh, gli stranieri lo apprezzano, Io sto parlando degli italiani. Perché vedo anche su Twitch poco giocato. Ma forse anche per a mio parere, poi la patata blu la trovi nella grotta di Ursula. L'ho trovata ieri per caso, mentre gironzolavo per cercare gli alieni, ho detto, boh, magari sono dentro le case, così. E l'ho trovata lì per caso, in fondo sulla destra, vicino tipo al fiumiciattolo, c'è una luce tipo blu che la vedi da lontana, appena entri la vedi sulla destra, che si illumina. E poi dopo vi faccio vedere dove si mette quando ho finito qua. Però ne dovranno uscire altre. Ci saranno altri colori. E quindi ne abbiamo solo una. E viene inserita dentro. Ah, guarda, vi porto subito a vederla, sono qui. Sistemo un attimo le zucche e vi faccio vedere. Tanto bisogna entrare nella grotta per metterla. Però non so se me l'accetta perché mancano le altre. Mi sembra che ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5 da inserire ancora, quindi usciranno. Tutto un mistero a sto gioco, perché anche quelle due bottigliette che abbiamo creato non si sa niente. Però non si inseriscono lì nella grotta, si inseriscono solo le patate. Qui in teoria dovrebbero uscire le patate arancioni, verdi e altre. Comunque l'ho visto per caso su YouTube stanotte mentre scorrazzavo. Non mi ricordo chi era, ragazzi, l'ho trovata a caso. Era una ragazza straniera che faceva vedere di questa grotta. L'arancione. L'arancione sta un. No, non lo so questo. Sassolini dei regni? Sassolini i quali? Le rocce? Quelle che. Perché, vabbè, io ho queste qua dorate, questa gialla e questa rosa. Vabbè, rossa. Quella lì arancione non lo so. E come fai a farla? La crafty? Come si chiama là? Nel coso dove si lavora lì, dove si craftano gli oggetti. Perché non l'ho vista lì? Cioè non è uscito nessun simbolo con la patata, se no perché ne ho tante di rocce da parte. Quindi non lo so. Adesso andrò a informarmi, neppure io. Perché ovviamente dobbiamo farlo assolutissimamente. Allora vi faccio vedere dove si porta la patata. In teoria dovrebbero essere sono uscite anche delle rocce. Non so se sono queste. Quelle con la pietra che mancava. Sì, dai. Se me lo fai fare. Perché non me lo fa fare? C'è qualcosa che non va. Boh, comunque. Allora, vediamo questo.
Sono bloccati, anche voi sono bloccati questi? O solo a me? Devo ritrovare la strada, scusate, ma mi ricordo, ma c'era una strada. Non me li fa fare. Strano. Devo ricordarmi dove è bene la strada, ma comunque è una zona. Dovrebbe essere. È una zona tipo come quella là che abbiamo visto. Qui dovrebbe essere. Qua. Eccoci qua. Vi dà il punto di domanda. Voi cliccate, ci infilate la patata, ne mancano altre ovviamente che usciranno. Trasferisci, la mettete qui. E quando sapremo poi. Sapremo poi nei prossimi mesi che cosa succederà, non si sa. L'hai fatta? Non lo so come l'hai fatta sta patata, arancione. Come l'hai ubicata? Fai un post sul gruppo che vengo a spiare. L'hai fatto? Ormai l'hai già fatto. E anche gli altri. Però è strano che ste rocce non me le fa colpire. Ok, facciamo affronta Ursula. Perché comunque non ci sono forse neanche gli alieni oggi. Ho girato tutta la mappa, non ne ho visto neanche uno. Magari spawnano nel pomeriggio. Tipo entro le 24 ore. Quindi magari dal primo che abbiamo preso. Scusate, sto bevendo. Dal primo che abbiamo preso. Riparte da come orario, da quello che hai preso per prima in quell'orario di ieri. Che. È un po' complesso, però penso di essere. Sono un po' confusionario il mio divanesio. Allora, con i sassolini del regno, diremi. Poi Wall e Toy Story Frozen, poi Vaiana. Sassolini. Ma non capisco quali sono i sassolini. Dove devo andare a prendere questi sassolini? Dove li amalgamo? I sassolini e le roccettine, quelle che fai dalle miniere, cioè da queste, quelle che scavi da lì. Ma poi come le combini per avere la patata? Quello non ho capito. Perché sono rocce, non ho capito il senso di roccia patata. Cioè, come arrivare da una roccia alla patata? Allora, la postazione che adesso vado a vedere. Ma ti esce proprio il simbolo della patata? Vado a vedere. Allora, siamo qui. Io qui non ho nessuno. Non è che questo è il seme di uovo? No. È il seme di uovo. Devo prendere prima. Non basta quelli che ho già qui. Non sono queste da pietra? Ah, non è a pietra? Allora, sì, l'ho fatto io. Arancione, sì. Non penso. Sono dei sassolini speciali. Non sono questi. O i ciottoli. Non ho capito quale intendi come sassi. Perché i ciottoli e quelli ce li ho. Non ho capito dove li prendo sti sassi. Intanto vado avanti con Ursula. Sì, e vuole scappare. Cappuccino, mi serve il tuo aiuto. Dai, ma si è buggata. Porca miseria, vieni di qui. Nei regni. Ma questi? Dici queste? Queste qui? Le trovo qui. Questi qua? Li ho scritti.
No, ho capito, ma non ho capito quali sono i sassolini. Ho capito che l'hai scritto. Sassolini che sono le pietre. Al castello. Ah, li trovo dentro al castello. Ah, pensavo in giro. Arancioni. Quindi dentro una porta di un personaggio? O li trovo dentro proprio al castello cercando in giro? Scusami, ma sono rincoglionito. Allora, vediamo. Vabbè, prima guardo qui, no? Mi hai detto anche. Quindi può essere che li trovo da qualche parte qui. Ma non li vedo. Mi sa che qui non ci sono. Quindi può essere che siano dentro i regni. In che regno sei entrata? Nella stanza, magari nella stanza di Topolino? Andò a vedere la stanza di Topolino. Io non ce l'ho queste. Ah sì, le scritte. Scusa, è che la chat mi sale, poi non vedo niente. Devo fare. Allora, con i sassolini, il regno di Remy. Ok, vado a vedere il regno di Remy. C'hai ragione. Scusami, che sono rincoglionito. Mi sono svegliato da poco. Devo connettere. Allora, stanza di Remy. Cerchiamo. Sono 3 più 2 più 1 più 3. Sassolini. Forse qui non ci sono. Sono 2 più... Allora, regno di Remy, Wall e Toy Story, Frozen e poi Moana. Sono 3 più 2 più 1 più 3 più 4. Vabbè, qui pare che non ci sono. Perché comunque non mi compare niente. Quindi provo un'altra zona. Andiamo qui. Qui magari in mezzo alla... all'isola magari... qualcosa si trova. Si vedono comunque? Cioè si vedono, sono visibili? O li devo scavare? O devo mettermi a scavare? Perché io sono già qui, vediamo poi. Qui ci sono le conchiglie. Provo a scavare, magari mi salta fuori qualcosa. No. Pianta seme. Niente. Qui pare che non ci sia nulla. Se nel terreno qui. No, ma non salta fuori nulla se scavo. Niente, qui non ci sono. Sicura di questa cosa? È che mi vai facendo girare a vuoto, che poi su questo passo mi si crasha tutto. Andiamo qui. Semini. Pianta seme. No. Pianta seme. Pianta seme. Magari nella pipavule? No. Nella di qui? No. Sarà sbagliata. Pianta seme, pianta seme. No, andiamo sopra. Allora, la leone non credo. Hai detto Frozen?
Tra l'altro vi faccio vedere il bug che ho di Frozen. La sassava. E quando mi è successa sta roba, ho pianto in cinese. E deve essere ancora lì questo bug. Allora, zona qui, hai detto pietre. Ok. Le troverò, vai. Pietre giganti, no. No. Penso che siano visibili. Magari scavando? No, non si può. Tu 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 tu. Il mio bug, eccolo qui. Non posso prendere quel pacchettino lì. Quando c'era la cassa qui. Porca miseria, mi è entrato il pacchettino lì, non lo posso ritirare. Assurda sta cosa. Ho pianto in cinese. Non so cosa ci fosse lì dentro, ma per me rimarrà un mistero. No, ma io non li trovo. Non trovo niente. Provo in Toy Story. Mi stai facendo venire pazzo adesso. Forse qui si scavo nelle pozze. No. No, sto cercando. Ho già girato. Questo è il terzo mondo che vedo. No. Sono, cioè, immagino che siano evidenti, quindi, cioè, non so dove possano essere. Nascosti, no. Tu, 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 tu. Non ho questa. Pure che c'è, ci sarà qualcos'altro forse allora magari da sbloccare prima? O è proprio così? Perché è strano che non li trovo. Oh! Potrebbe essere questo. Ma come lo prendo? Potrebbe essere quello. Ma non lo posso prendere. Ah, punti interrogativi? Ma li trovo sul terreno? Stavo visitando gli angoli. Ma qui per esempio non ho trovato niente. Ho guardato anche su a casa di Remy. Ho perlustrato tutti i banconi. A parte vabbè quelli delle ricette. Però anche punti di domanda non ne ho visti. La Guayana, tu adesso mi dici punti di domanda. Prendi, cosa sono questi? No, sono terricci. Quello tra l'altro non lo posso neanche prendere. Bello, no, sì. Li prendo perché magari mi servono. Però qui pare che non l'ho trovati. Ma ci sono delle posizioni esatte dove uno deve andare o proprio lo devi girare? Perché girando così a vuoto non ho trovato niente. Ci hai messo due. Ah, quindi si gira proprio a vuoto. Ma che bello. Beh, non me lo devo fare allora in da solo per i fatti miei. Non posso fare una live che giro per 2 ore a vuoto. Però vabbè, vado a vedere di là. Se non li trovo di là mi metto qua poi in privato, perché star qua 2 ore per girare nel nulla poi. Cioè, perché qua ho fatto tutto. E quindi cioè, provo a vedere di là. Quindi magari può essere che ci siano anche nel Re Leone. Magari adesso, nell'oggi. Andiamo qui. Qui è già più un casino perché.
Ma sì, tu però mi hai detto che sono in ogni zona. Quindi devi fare ogni zona. Cioè in ogni zona si trova qualcosa. Non è che mi stai a percula. Spero di no. Che qua mi faccio i bordi. Tutto. Qui non si passa. No, non mi compare nulla. Per ora. Vediamo. Poi magari me li cerco poi così per i fatti miei. Perché ci si può salire questi? Vediamo. Forse è la finestra. Ho fatto la boccetta prima e mi sono usciti senza di topolino. Vabbè, adesso finisco il giro qui, visto che sono qui, e poi andiamo nella stanza. Tanto l'ho viste tutte nella stanza di topolino. Tu. Qui non si può andare, non sopra neanche. Nella stanza di topolino. Quindi in una libreria ho sempre. Cos'è questo? È un finto bullone. Nella stanza vicino alla libreria, ma. Beh, tanto guardo tutto. Già, non è un problema. Qui non ho proprio trovato niente. Quindi può essere che magari sia lì. Anche qui in mezzo ai pinguini. No, cioè, non ci passa. Niente. Libri. Scale. Il centro. No, la scala non si può salire. Niente. Volevo vedere la stanza di topolino. Cosa mi è rimasto? Guaiana l'ho fatta. Beh, il leone, però il leone è lassù. Quindi penso che non ci sia, non c'è nient'altro. Andiamo a vedere la stanza di topolino. Allora, qui ci stanno i libri che non si ha ancora, diciamo, un significato a questi libri. Tu. Cassa, apro baule. Fiori. Questa non è una patata, ma è un frammento di notte. Ok. Letti. Rilassati. Ok, mi rilasso. Ah, non sapevo sta cosa, che se ti rilassi tutti seduto qua a rilassarti ti aumenta la vita. Non l'ho mai fatto. Vabbè, qui non c'è niente. Rilassati di nuovo. Niente. O sono sfigato io che non li trovo. O c'è qualcos'altro da fare. Pepite. Ma questa è tutta roba che poi ho lasciato lì, che dovrei recuperare. Non è che magari li ho anche presi, non me ne sono mai accorto. E ce l'ho. Ah, questa è la pozione arancione elettrizzante. È vero, esiste. Devo solo scoprire come tirarla fuori. Hai ragione, cioè esiste. Però basta che ci clicco sopra e mi dice che cosa serve, no? La patata arancione mi serve, la boccetta ce l'ho. Tu.
Non lo so, non ho trovato niente. Vabbè, Massimo, poi me lo cerco tranquillamente guardando. Allora, quella blu la trovi nella grotta di Ursula. Appena entri, sai che c'è quel tipo fiumiciattolo? Appena entri sulla destra, si vede illuminata, ti dai punti di domanda. E poi la metti nella grotta. E poi se hai l'arancione la metti nella grotta. Poi l'arancione me la cercherò, non sapevo. Perché è un po' che non gioco. Se avessi, perché ovviamente c'è stato questo momento di pausa tra un DLC e l'altro, no? Quindi insomma ho fatto le mie cose private di raccogli zucche, ma ovviamente non ho fatto storie e robe. Quindi cioè, se la gente non viene a vederti per, cioè ti viene a vedere, non viene a vederti quando fai le storie, sicuramente non viene a vederti quando raccogli le zucche. Quindi beh, adesso un po' mi guarderò un tutorial e adesso so che c'è, grazie per questa informazione, tranquillamente me lo faccio. Quindi, boh, quindi usciranno le altre. Per esempio, io su quel tutorial che ho visto erano tutti legati alle prime patate, quella lì non l'avevo vista, l'arancione, non ne sapevo l'esistenza. Adesso lo so. Allora, andiamo da Ursula. Tanto non spariscono. Ursula si trova... Così finisco la missione di Nala, di Merlino. No, quella di Nala la posso fare stasera, è vero. Di Merlino. Oh, ma non riesco a uscire dallo schermo, è successo qualcosa. Si è buggato, raghi. Ma dai. Niente, devo riavviare. Ma sto gioco mi fa impazzire. Ieri quando sono passato da una porta all'altra... è esploso il mondo. Adesso si è buggato. Niente, devo riavviare. Sto provando i tastini, ma... vediamo così. No, niente, neanche se esco e rientro mi fa uscire. Niente, chiudo e riavvio. Sorry.